cose tremende succederanno. E cose tremende vediamo oggi, tutti i giorni nei telegiornali. Vogliamo vedere un filmato, dura 5 minuti, e ci sono immagini che vedete spesso nei telegiornali, ma invece di essere commentati dal telegiornale, ve li faccio commentare dalla Bibbia. Daniele 12. Ma tu, Daniele, tieni nascoste queste parole e sigilla il libro fino al tempo della fine. Molti andranno avanti e indietro e la conoscenza aumenterà. Ten, nine, eight, one, zero, and liftoff of Space Shuttle Atlantis on a mission to build, resupply, and to do research on the International Space Station. Matteo capitolo 24 verso 6. Allora sentirete parlare di guerre e di rumori di guerre. Guardate di non turbarvi, perché bisogna che tutte queste cose avvengano. Ma non sarà ancora la fine. Infatti si solleverà popolo contro popolo e regno contro regno. Matteo 24, verso 7. E terremoti in vari luoghi. Luca 21, 25. E vi saranno dei segni nel sole, nella luna e nelle stelle. E sulla terra angoscia di popoli, nello smarrimento, al fragore del mare e dei flutti. Gli uomini verranno meno dalla paura e dall'attesa delle cose che si abbatteranno sul mondo, perché le potenze dei cieli saranno scrollate. Profeta Osea. Per questo il paese sarà in lutto e tutti i suoi abitanti languiranno, insieme alle bestie dei campi e agli uccelli del cielo. Anche i pesci del mare saranno eliminati.
Matteo 24,7. Vi saranno carestie e pestilenze in vari luoghi. Sappi questo, che negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno amanti di se stessi, avidi di denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, disubbidienti ai genitori, ingrati, scellerati, senza affetto, implacabili, calunniatori, intemperanti, crudeli, senza amore per il bene, traditori, temerari, orgogliosi, amanti dei piaceri. E perché l'iniquità sarà moltiplicata. Or sappi questo, che negli ultimi giorni verranno tempi difficili. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora in cui il Figlio dell'uomo verrà. Magari rapidamente alcuni di questi eventi che stiamo testimoniando noi oggi. E sapete cos'è la cosa straordinaria? Perché ammettiamo varie epoche, la Chiesa ha pensato che quelli erano gli ultimi tempi, Martin Lutero pensava che i suoi erano gli ultimi tempi, altri pensavano che Gengis Khan fosse l'anticristo, chi pensava che Hitler fosse l'anticristo, oppure no, mille, non più mille, durante l'anno mille si pensava appunto che finisse il mondo. C'è sempre stata, no, questa idea appunto, Gesù torna nei nostri giorni, ma mai nessuna generazione prima di noi ha sperimentato tutte queste cose che sono state dette nella Bibbia insieme. Sono capitati, ma i terremoti ci sono sempre stati, ma mai tanti terremoti di tale violenza come noi. No, maremoti, tsunami ci sono stati, ma mai come in questa epoca. Queste stragi di animali, no, e molti altri segni che vediamo intorno a noi, no, non ci sono mai stati prima. È uno dei segni che ci saranno, sono stati predetti negli ultimi tempi da Gesù, che ha detto, Gesù rispondendo disse loro, in Matteo 24, che è il sermone profetico di Gesù, guardate che nessuno vi seduca, perché molti verranno nel mio nome dicendo, io sono il Cristo, e ne sedurranno molti. C'è una crescita ultimamente delle sette, di nuove religioni, la New Age è giusto una di queste. Sapete che solo in America ci sono più di 700 sette, e tutte queste tendono di avere la verità. Spesso i leader di queste sette ne dicono, io sono Cristo. Avete visto questo in Australia ultimamente, no? Questo personaggio è venuto fuori a dire che lui è il Cristo, ecco, sono tornato, mi stavate aspettando, eccomi qua, e migliaia lo stanno seguendo, tantissimi lo stanno seguendo, ne verranno fuori molti. Era stato predetto, lo vediamo intorno a noi, facciamo attenzione, perché Gesù ha detto molti verranno nel mio nome, quindi molti faranno anche prodigi nel mio nome, possono fare anche miracoli questi falsi profeti,
dobbiamo fare attenzione, perché non dobbiamo ascoltare il profeta, dobbiamo ascoltare, questa è la parola di Dio. Se un profeta è in accordo con la parola di Dio, se la profezia è in accordo con la parola di Dio, allora sì, possiamo crederci. Ma quando ci raccontano altre cose, non importa i segni che possono fare, non dobbiamo credere. La verità è questa, Dio va sempre in accordo con la sua parola. Dio non sarà mai in disaccordo con la sua parola. Nel momento che entra in disaccordo con la sua parola, l'universo si distrugge, nulla più vale. Perché è con la sua parola che lui sostiene l'universo. Tutte le cose sono state create e sostenute con la sua parola. Se lui viene in disaccordo con la sua parola, spariamo tutti in pochi attimi. Perché è questo che sostiene. Allora qui dobbiamo basare la nostra fede, non su questi profeti. Un'altra cosa è l'economia globale. Mai prima d'ora c'è stato questo tentativo che sembra avere successo di un'economia globale. Sapete che fra un po' quel contante che avete in tasca non ce l'avrete più? Ancora poco e non si troverà più in giro una banconota, che sia un euro, un dollaro, uno yen o qualunque altra banconote, si vedranno solo nei quadretti e nei musei, le banconote che un tempo usavamo. Perché? Perché si userà la carta di credito. La carta di credito è il mezzo con cui stanno cercando di fare questa economia globale, dove ci sarà una moneta soltanto. E si potranno comprare e vendere le cose, fare affari solamente con quella moneta e con quella carta di credito. Perché questo? Perché pensate un uomo che possa controllare tutte le banche del mondo, anzi che abbia una banca mondiale e che lui possa decretare i prezzi del petrolio, il prezzo della tua casa, il prezzo che pagherai il tuo pane. Pensate il potere che quell'uomo avrà, no? Questo è il potere dell'anticristo, no? Avrà tutti quanti in mano, perché se hai l'economia in mano, se io posso decidere quanti soldi tu guadagni al mese, no? O quanto se puoi comprare casa tua o no. Tu verrai da me sicuramente a chiedermi qualche cosa. Ed è questo, un giorno l'anticristo unirà le economie del mondo. Ovviamente prima dovrà accadere una recessione mondiale, lo stiamo vedendo. Questa crisi che stiamo vivendo non è venuta fuori così, perché passerò l'anno in maniera diversa. No, c'è un piano dietro a questa crisi, è stata pianificata esattamente. Come la crisi mondiale, dovrà esserci un crack dell'economia mondiale, un crollo di tutte le borse, che la gente non saprà più appunto cosa fare, cosa facciamo, i miei soldi in banca non valgono più niente, la mia casa non vale più niente, ho i soldi che guadagno al mese non arrivano a fine mese, siamo già, no? E tutte queste cose, perché è progettato benissimo da quelli che stanno organizzando quello che deve accadere negli ultimi tempi. Siamo arrivati alle dita dei piedi di quella statua, 10 dita, 10 nazioni governeranno il mondo, queste 10 nazioni daranno potere a uno. In Apocalisse c'è la bestia con 10 corna, a un certo punto una di queste corna cresce più di tutti gli altri. Questa coalizione di 10 nazioni alla fine non riusciranno ad andare d'accordo neanche fra di loro, non riusciranno a governare il mondo come pensavano e dovranno dare il potere a uno di questi 10. E noi sapremo chi è quella persona quando lo vedremo. Vedremo che dietro quella persona c'è qualcun altro. La nostra guerra non è contro carne e sangue, ma contro gli spiriti di questo mondo, contro Satana e i suoi servi. E questo lo vediamo accadere, guardate le borse, guardate l'economia, guardate quando vi dicono ah non posso darti il cash per la tua paga, devi aprire un conto in banca, devo versare i soldi sul tuo conto in banca, fra un po' andrai nel negozio. Vedete in Inghilterra già oggi non gira, nessuno gira più con le sterline in tasca, tutti hanno la carta, persino il giornale che lì costa 50 centesimi, lo vai a comprare con la carta, lo paghi con la carta, non lo paghi con i soldi. Un'altra cosa, appunto, abbiamo letto anche prima che Paolo scrive in modo che negli ultimi tempi gli uomini saranno amanti di se stessi, no? E saranno amanti dei piaceri, no? E oggi vediamo la crescita veramente, no? Anche dell'immoralità, no? Vedete, oggi i nostri giovani hanno un grosso problema, no? Perché? Perché la moralità di una generazione, sapete su cosa si basa? Sulla moralità di quella precedente, no? I nostri figli sono i figli del 68,
No, quelli che hanno la mia età, così ero piccolino, ero un bambino, ma hanno visto il 68, no? C'ero. E lì c'è stato il famoso sex, drugs e rock and roll, no? Ah, l'amore libero, la droga libera, siamo liberi, possiamo fare quello che vogliamo. E improvvisamente, in un brevissimo tempo, da Woodstock, dal famoso concerto di Woodstock in poi, la moralità è iniziata a precipitare. No? Molti dei miei amici sono morti di overdose. Ragazze rimanevano incinta, quindi si è dovuto ricorrere all'aborto, a fare la legge dell'aborto perché troppe ragazzine erano incinta, eccetera, eccetera. Quella generazione la moralità è precipitata. Cosa è successo? La nuova generazione, questi giovani che siete qua oggi, non avete preso la vostra moralità da quelli prima o dalla Bibbia, da quella che vi abbiamo lasciato noi, che era già molto bassa. E voi cosa fate? L'abbassate ancora di più. Non sto accusando voi che siete qua, voi come generazione. L'abbassate ancora di più e allora l'omosessualità è la normalità, la insegniamo a scuola, perché i ragazzini devono provare cos'è, perché se non provano non sanno se sono omosessuali o no. Allora abbi un rapporto omosessuale così poi saprai se sei omosessuale o no. Wow, questo è un modo di insegnare, no? A mia figlia per imparare che il fuoco scotta gli ho messo la mano sul gas. Non sul fornello del gas, no, lo faccio così, sono altri modi di insegnare. Ma oggi invece insegniamo così, provate la droga, vuoi sapere se ti piace la droga? Provala. Poi si sa che basta un'iniezione per continuare tutta la vita. No? Ma gli stiamo insegnando questo a questi giovani, loro provano. Nelle medie è difficile trovare una ragazzina ancora vergine, vero? No? Parliamo, siamo in chiesa, viviamo tutti nello stesso mondo, no? A casa. Hai anche tu i figli che vanno nelle scuole del mondo, no? E sai come sono? No? E quindi la moralità cade, cade e cade. La prossima generazione sarà ancora peggio, quindi pensate di voi dove arriverà. Perché? Perché impara da quella prima e se la moralità è qua, per me, per provare qualcosa di nuovo, devo abbassarla ancora di più. No? Questo succede negli ultimi tempi. No? Dice che in quei tempi, prima che Gesù ritorni, la moralità sarà proprio molto terribile. E la cosa peggiore è questo, che in verso 28 dice Luca, Gesù, in Luca 17, verso 28 dice lo stesso avvenne anche ai giorni di Lot. Guardate Sodoma e Gomorra nella Bibbia, il loro problema era proprio questo, l'immoralità. Quando arrivano i due angeli, cosa vogliono fare? Tutti gli uomini della città, immaginate, tutti gli uomini, vanno e gli dicono vogliamo conoscerli, non volevano prendere un gingerino con loro, non era che volevano andare a prendere un aperitivo al bar. Conoscere nella Bibbia significa rapporto sessuale, no? E quindi volevano avere rapporti sessuali con questi due stranieri. Tutti gli uomini della città, quindi l'omosessualità era la normalità, Sodoma e Gomorra, e quindi figuratevi anche tutto il resto che succedeva. E Gesù dice che negli ultimi tempi sarà così. Proprio come a Sodoma e Gomorra. E lo vediamo. La gente mangiava, beveva, comperava, vendeva, piantava ed edificava. Ma nel giorno in cui Lot uscì da Sodoma, piove dal cielo fuoco e zolfo. Vedete, sembra proprio questo. Decadimento sociale, decadimento morale, tutto quanto sta andando in rovina. Ci lamentiamo perché i nostri figli vivono come vivono, ma intanto mangiamo, beviamo, facciamo festa e divertiamoci. Continuiamo così, tanto no? Si va avanti abbastanza bene, è colpa del governo, è colpa di qualcun altro. No? Gesù ha detto che sarà esattamente così. Un altro grosso problema sono le armi nucleari. No? Isaia fa delle previsioni, no? E dice che ci saranno appunto queste distruzioni di massa. Non poteva parlare dei suoi tempi con gli archi e con le frecce e con le lance, con le balaustre, non si poteva massacrare milioni di persone, non si poteva in un attimo solo, come dicono queste profezie, far sparire dalla terra ogni uomo. Ma con la bomba atomica, con l'avvento della bomba atomica e delle altre armi che ci sono oggi, con una bomba sola una nazione può scomparire. Abbiamo visto Hiroshima e quello era solamente un piccolo esperimento a confronto di quello che succederà, perché sapete le bombe atomiche verranno usate. L'Iran non sta costruendo la bomba atomica tanto per averla nei suoi musei, no, la vuole usare contro Israele, ma Israele non permetterà questo e quindi lancerà lui per primo una bomba atomica in Iran. Questo causerà
la Russia e gli altri paesi arabi di coalizzarsi contro Israele. Avete mai sentito parlare di Armageddon? O magari ne parliamo fra un pochino. Quindi, no? Nel 1945 è stata fatta scoppiare la prima bomba atomica. Da quel momento la storia dell'uomo è cambiata e il modo di fare le guerre è cambiato. Questo anche era stato previsto. Anche in Apocalisse 9:16 il numero delle truppe di cavalleria era di 200 milioni e udì il loro numero. Così vidi nella visione i cavalli e quelli che li cavalcavano e si avevano delle corazze color di fuoco, di giacinto e di zolfo. E le teste dei cavalli erano come teste di leoni e dalle loro bocche usciva, usciva del fuoco, comunque dice. E vediamo, queste sono, non sono le previsioni di un'armata del tempo di Isaia. Queste sono visioni di elicotteri, di carri armati, di mezzi pesanti. E una, immaginate un'armata di 200 milioni di soldati? Wow, dice, ma com'è possibile? La Cina ce l'ha già, e anche la Russia ce li hanno, tutti questi mezzi e questi soldati. Esiste oggi un'armata di 200 milioni di soldati, basta solo che si coalizzino e partono, ed è un'armata che andrà contro Israele. Una cosa interessantissima è quella di Chernobyl. Allora, Apocalisse dice, poi suonò la tromba, il terzo angelo, e cade dal cielo una grande stella che bruciava come una fiaccola, e cade sulla terra parte dei fiumi e sulle sorgenti delle acque. Il nome della stella è Assenzio, e la terza parte delle acque divenne Assenzio. Molti uomini morirono a causa di quelle acque, perché erano diventate amare. Sapete che quella tromba è già suonata? Sapete, è già suonata la terza tromba, anche la quarta, stiamo aspettando le ultime tre, no? Sono sette tutte. Quando è suonata quella tromba? Quando a Chernobyl, per un errore umano, no? È saltata una centrale nucleare. Che cosa è successo quel giorno? Quando è scoppiata quella, quella stazione nucleare, si è alzata proprio come una stella, si è alzato questo fumo e questo fuoco, no? È andato su nel cielo, ha contaminato le nuvole e quelle nuvole sono arrivate fino alla Germania, sono arrivate fino a casa nostra ed erano nuvole piene di contaminazione nucleare. Ora quella contaminazione nucleare è piovuta nei nostri campi, nei nostri fiumi, nei nostri mari. Per 5 giorni dopo Chernobyl ha piovuto sopra l'Europa e sopra la Russia. Sono addensate, perché questa reazione atomica ha addensato tantissime nuvole che hanno preso queste particelle nucleari e le hanno rilasciate poi. E sono andate nell'acqua, nell'acqua che tu bevi. Come sapete che nei nostri midolli ci sono delle particelle nucleari di Chernobyl. Adesso non so esattamente dirvi tutte le tecniche, tutte le cose tecniche, ma sapete una cosa? Sapete Chernobyl in russo cosa significa? No. Assenzio. Chernobyl è la parola russa per assenzio. E Apocalisse dice che è una stella chiamata Assenzio. Ed è proprio questa centrale nucleare. Ovviamente poteva Giovanni nel 90 d.C. parlare una stazione nucleare in russo. Ovviamente. Doveva dirlo a modo suo. Ecco perché tanti si chiedono, ma sto Assenzio? Che è sto Assenzio? No, ma dov'è sto? Cos'è, una meteorite chiamata Assenzio? No, Giovanni aveva visto l'esplosione nucleare di Chernobyl e che le acque amare, cioè le acque avvelenate, avrebbero ucciso molti uomini. Quanti tumori sono stati provocati da Chernobyl, oltre che ovviamente la contaminazione, attraverso cosa? Attraverso l'acqua piovana, esattamente come Apocalisse aveva detto. Siamo negli ultimi tempi. Proprio di recente è stato rivelato che la Russia ha scaricato enormi quantità di materiale radioattivo in mare, tra cui 17.000 contenitori, dei container, sapete un container quanti grandi? Non barattolini, container, 17.000 container di rifiuti radioattivi, altro che la terra, no, quelli sono spiccioli. 19 navi contenenti rifiuti radioattivi, 14 reattori nucleari, di cui 5 ancora contengono combustibile nucleare dentro, 735 macchinari pesanti contaminati dalle radioattività,
il famoso sottomarino nucleare K-27 con i suoi due reattori carichi di combustibile nucleare ancora là sotto il mare, potrebbe saltare là. I fiumi e i mari sono completamente inquinati, l'uomo sta cercando di distruggere la Terra, certamente distruggendo la Terra, come in nessun altro momento della storia. Dio ha detto, se non abbreviassi quei giorni, non ci sarebbe più vita sulla Terra. Gesù dovrà tornare prima, dovrà sistemare le cose prima, perché se no noi distruggeremo noi stessi e distruggeremo tutta la Terra. È mai stato possibile prima nella storia dell'uomo, no? Tirandosi sassi o frecce, potevano annientarsi? No, qualcuno sarebbe sempre sopravvissuto. Oggi no. Oggi possiamo scatenare una guerra nucleare che distruggerebbe in un paio di giorni tutta l'umanità sulla Terra. Oppure basterebbe che questi bidoni radioattivi incominciassero ad aprirsi nel mare. E vedremo che cosa succederebbe. Pensate in che tempi stiamo vivendo. Noi stiamo camminando sopra una mina, che è il pianeta Terra. È diventata una mina che potrebbe esplodere da un momento all'altro. Le armi chimiche e biologiche sono chiamate la bomba atomica dei poveri. Chimiche e biologiche non sono state più utilizzate in un conflitto dopo la prima guerra mondiale. Le armi che vengono ora prodotte e immagazzinate sono molto più letali rispetto a quelle utilizzate nella guerra che porrà fine a tutte le guerre. Apocalisse 11 parla di queste armi chimiche. Noi sappiamo che Saddam Hussein le ha usate contro i curdi, per sterminare i curdi. E ci sono arsenali pieni di queste armi chimiche, sono tremende. Questi sono gas letali tremendi che veramente uccidono l'uomo in maniera atroce. E ci sono nazioni che hanno gli arsenali pieni. Daniele ha detto, ma tu Daniele, io Daniele gli ha detto, quando finito di scrivere il suo libro, ma tu Daniele tieni nascoste queste parole e sigilla il libro fino al tempo della fine. Sapete perché si metteva un sigillo una volta? Per dire, questa lettera non deve essere aperta finché non sarà recapitata a chi la deve ricevere, giusto? E chi la riceveva aveva il diritto di aprire il sigillo e di leggerla. E quindi Dio ha messo un sigillo in queste profezie fino ai tempi della fine. Penso che l'ha messo fino a noi lo sta aprendo, perché stiamo scoprendo queste cose che nessuna generazione ha mai conosciuto prima. E dice, molti andranno avanti e indietro. Fino al 1750, preso John Wesley come esempio, famoso revivalist, stato sul grande risveglio in Inghilterra e America, la velocità dell'uomo era la velocità del cavallo. Il mezzo di trasporto era il cavallo e non potevano andare più della velocità di un cavallo. Per secoli, quello cammello, cavallo, una carrozza, andava. Improvvisamente nasce appunto l'epoca delle macchine, delle moto, l'epoca dei treni super veloci, l'epoca degli aerei. Noi oggi possiamo viaggiare come nessun'altra persona mai nel mondo. Mi trovavo 3 mesi fa in Indonesia, 2 settimane fa in Congo. Si può andare qua e là senza problemi. Quale generazione prima? Se uno voleva andare in Indonesia 100 anni fa, partiva oggi e tornava fra 5 anni. No, già tutto il viaggio e tutto quanto, è vero, no? E Davide ha detto, negli ultimi tempi molti andranno avanti e indietro, si muoveranno con velocità, andate negli aeroporti, sono pieni così. Ma se dovete prenotare un biglietto di aereo, lo prenotate 3 mesi prima, perché sennò non trovate posto. Mai le persone hanno viaggiato come oggi. E la conoscenza aumenterà, la crescita della conoscenza. Ogni mese il server che ospita Rapture Ready diffondono 20 miliardi di bit di informazioni. Non è da molto che la banda larga del sito ha rivaleggiato il flusso di traffico internet totale dell'America. Sapete cosa vuol dire? Che questo sito, questo server in America può contenere tutti i dati di tutti i computer dell'America. Immaginate quando l'anticristo si siederà dietro la sua scrivania, tic, e potrà sapere gli affari tuoi, gli affari di tutti quanti in un attimo. Sapete che attraverso Facebook vi possono rintracciare e sapere tutto di voi? Una persona che non vi ha mai conosciuto, semplicemente facendo col telefonino una fotografia alla vostra faccia, il giorno dopo lui saprà tutto di voi, dove siete nati, quanti soldi avete in banca, chi sono i vostri parenti, se avete figli, a che ora uscite di casa, a che ora rientrate, qual è la finestra migliore per entrare in casa vostra.
continuate a mettere foto su Facebook, non vi preoccupate. Ho visto una volta, una l'avevano fatto per ridere, ma la verità, c'era questa tenda, dentro avevano detto c'era questo mago che poteva sapere tutto di te. Le persone entravano, si sedevano, questo faceva finta, no? E dopo un minuto incominciava a dire, tu hai un tatuaggio nella schiena così, ieri hai comprato una camicia rosa in questo negozio e il tuo figlio si chiama così. Questi rimanevano sconvolti. Come fai a sapere tutte queste cose? Un po' cadeva la tenda e dietro la tenda c'erano quelli col computer. E appena la persona entrava prendevano una fotografia della sua faccia e attraverso la fotografia in pochi minuti sapevano tutto di loro. E ogni cosa. Oggi è possibile, nessun'altra generazione ha potuto farlo prima. Questo sarà il controllo totale, il famoso controllo di Big Brother, il Grande Fratello. Il Grande Fratello non è un programma televisivo, il Grande Fratello è un controllo che si sta avendo sopra. Apocalisse 13 inoltre faceva sì che a tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e servi, fosse posto un marchio sulla loro mano destra e sulla loro fronte, e che nessuno potesse comprare o vendere se non che aveva il marchio o il nome della bestia e il numero del suo nome. I governi del mondo con l'uso di tecnologie avanzate sono sempre più in grado di monitorare i loro cittadini. La Bibbia dice che l'anticristo avrà più di un semplice controllo politico del mondo. Si dice che avrà il potere di controllare tutte le transizioni finanziarie attraverso l'uso di un marchio speciale. Ho sentito dire che Obama ha detto che vuole mettere nei bambini il microchip, no? Come si mette ai cani oggi il microchip, no? Così se si perdono lo puoi rintracciare, vogliono metterlo anche ai bambini. Il microchip con cui potrai comprare e vendere. Un altro segno alla pace del mondo, quando infatti diranno pace e sicurezza, allora una subitanea rovina cadrà loro addosso, come le doglie di parto alla donna incinta, e non scapperanno affatto. Si sta compiendo nei nostri giorni, sì. L'ecumenismo è uno di questi. L'ecumenismo vuole portare la pace nel mondo, se ci mettiamo d'accordo fra le religioni, se ci vogliamo bene fra cristiani e musulmani, se ci vogliamo bene fra cattolici e protestanti, fra induisti e buddisti, vogliamoci tutti bene, avremo la pace nel mondo. C'è un personaggio non lontano da qua che sta lavorando molto in questi termini, per una pace mondiale creata sul rispettarsi a vicenda. Sembra una bellissima cosa, ma quando diranno pace, pace, una subitanea, qualcosa di improvviso, una catastrofe improvvisa, arriverà su di loro. Continuiamo a guardare perché sta accadendo. In Amos, in Corinzi, in Apocalisse, dice le stesse cose. Quindi questa pace religiosa, non fidatevi. Devo dire una voce in mezzo ai quattro esseri viventi che diceva un canice di frumento per un denaro e tre canici d'orzo per un denaro e non danneggiate né l'olio né il vino. Che interessante questa profezia, perché dice un canice era la misura di farina per fare un pezzo di pane, cioè la porzione di un giorno. Infatti serviva un denaro era la paga di un giorno, quindi la paga di un giorno di lavoro per comprare un pezzo di pane. Pensate alla carestia degli ultimi tempi, quanto costerà la farina. Però d'altra parte sembra che l'olio d'oliva pregiato e il vino buono, quello non lo toccherà nessuno, perché quello sarà per i super ricchi. Vedete, questa profezia dice ci saranno i super poveri che dovranno lavorare un giorno intero per riuscire a portare a casa solo un pezzetto di pane e dividerlo con la loro famiglia, e ci saranno quelli olio d'oliva, vino, butta abbondanza, noi si godranno tutte le abbondanze della terra. Lo stiamo vedendo? Sta succedendo intorno a noi, ci saranno carestie terribili, no? Aree del mondo dove non si troveranno neanche l'acqua. Catastrofi naturali, un cambiamento climatico degli ultimi tempi, no? Vediamo un aumento progressivo di queste catastrofi naturali. Guardate qui un grafico, questo grafico mostra dal 1980 le varie, ogni colore indica un tipo di catastrofe, i terremoti, i maremoti, i nubifragi, temporali. Guardate l'aumento dal 1980 al 2012. Gesù ha detto questi segni saranno come le doglie di parto. Donne, che ne dite delle doglie di parto? Comincia con un piccolo dolore, uno ogni tanto,
piano piano aumentano questi dolori, e aumenta l'intensità e aumenta il tempo fra uno e l'altro, fino a quando non sopportate più e dite: se non esce questo lo strangolo prima che nasce. Meno male non potete entrare dentro strangolarlo. Però così succede con il parto, vero? E così succederà negli ultimi tempi, lo stiamo vedendo. I terremoti aumentano il numero di intensità, aumentano tutte queste catastrofi, esattamente come predetto. Vi saranno carestie, pestilenze, terremoti in vari luoghi, vediamo ovunque questo. Le guerre. Allora sentirete parlare di guerre, di rumori di guerre, con le guerre diciamo in continuazione. Basta aprire un telegiornale, ti fanno vedere l'Ucraina, ti fanno vedere la Siria, ti fanno vedere la Thailandia adesso, ma però in Africa poi lì si fanno guerre, le iniziano e le finiscono come fosse una cosa di tutti i giorni. E anche rumori di guerre, la paura di guerre. Dici, non solo che ci saranno delle guerre, ma ci saranno questi rumori di guerre, cercano di metterci paura con questi rumori di guerra, dicendoci: ah, sta per scoppiare una guerra, ah, verrà una guerra, proprio per intimidirci. Nell'era nucleare la speculazione circa la guerra è stata la nostra specialità, la guerra fredda. Dio infatti ha messo nei loro cuori di eseguire il suo disegno, di avere un unico pensiero e di dare il loro regno alla bestia affinché siano adempiute le parole di Dio. L'impero romano ristabilito. Bibbia dice che questo famoso impero romano verrà ristabilito, non sarà più come prima, no? Con Cesare, con i soldati romani, quelli li lasciamo là a fare le foto fuori del Colosseo, ma sarà un impero, no? Economico, come dicevo prima, un impero economico, un impero politico, un impero religioso, perché infatti questo anticristo avrà in mano, no? Il sacerdote che avrà questo ecumenismo. Avrà in mano il generale più potente che guiderà tutti i grandi eserciti, saranno i suoi due profeti e lui avrà il controllo politico ed economico su tutto il mondo. Questo lo stiamo vedendo, no? E ristabilirà questo impero romano. Avete visto, no, negli ultimi tempi, Hitler cosa voleva fare? Voleva ristabilire l'impero romano, lui ha scritto un libro, Mein Kampf, dove voleva ristabilire il millennio. Lui ha detto che il millennio avrebbe governato lui nel millennio, il millennio biblico. E Mussolini, non basta andare a Roma a vedere le sue costruzioni, ricordano sempre l'impero romano. Perché tutti questi imperatori vogliono ricostruire questa Roma? Perché è il piano biblico. E molte cose accadranno, così concludiamo, a Gerusalemme. In quel giorno avverrà che io farò di Gerusalemme una pietra pesante per tutti i popoli. Tutti quelli che se la caricheranno addosso saranno interamente fatti a pezzi, perché se tutte le nazioni della terra fossero radunate contro, anche se tutte le nazioni della terra fossero radunate contro di lei. Vedete, le cose che stanno succedendo a Gerusalemme non sono straordinarie. Non è incredibile una città che in fondo, ma che cosa ci interesserebbe se non fosse appunto Gerusalemme, di Gerusalemme, e l'Israele, una nazione grande come la Svizzera, no? Che cosa ci interesserebbe a noi? E invece è tutti i giorni nel telegiornale, è tutti i giorni, lo vediamo nei giornali, ne parliamo, stiamo anche qua oggi a parlare di una nazione così piccola e di una città apparentemente insignificante. Non è New York, non ci sono le borse del mondo a Gerusalemme, non ci sono i poteri del mondo lì a Gerusalemme, sono in altri posti, a Washington, a Mosca, da altre parti. Eppure tutti a parlare di Gerusalemme, a parlare di Israele, perché Dio l'ha creata, una pietra d'inciampo. E le nazioni del mondo saranno giudicate in base alla loro relazione con Israele. Ma perché Dio ha detto ad Abramo: io benedirò chi ti benedirà, maledirò chi ti maledirà. Le parole sono ancora valide oggi, non sono state cancellate dalla Bibbia, sono ancora qua. No? Questo vale per le nazioni. Vediamo appunto il ruolo dominante di Israele, no? E appunto uno dei segni più grandi che abbiamo visto negli ultimi tempi è stata la ricostruzione di Israele, ristabilire Gerusalemme come capitale degli ebrei, e ha una copertura mediatica, stavo dicendo, appunto, straordinaria. Quanti di voi ha sentito parlare di Belize ultimamente, di questo posto? No? Eppure è una nazione grande come Israele, non sappiamo neanche dov'è, no, nessuno ne parla, perché dovrebbero parlare? Invece di Israele
se ne parla continuamente. E Apocalisse appunto ci parla di questa guerra finale, dove ci sarà una coalizione, e noi la stiamo vedendo davanti ai nostri occhi, quello che sta succedendo in Iraq, che si sta alleando con la Russia. La Bibbia dice che un esercito dal nord, se tu prendi da Gerusalemme, tutte le indicazioni bibliche partono sempre da Gerusalemme. Da Gerusalemme sali nord, Mosca, Russia. L'esercito dal nord si coalizzerà contro con le nazioni che sono intorno a Israele. Cosa sta succedendo in Siria, in Libia, in Egitto? La primavera araba. Ma voi credete che è venuta fuori così perché quattro si sono trovati al bar? Come facciamo? Facciamo una rivoluzione. Ma sì, dai, andiamo a far fuori Saddam, andiamo a far fuori Gheddafi, andiamo a far... No, è stata pianificata a tavolino da qualcuno molto potente che si è messo d'accordo per far fuori questi imperi e per mettere le persone che vogliono loro. Perché? Perché deve esserci questa coalizione araba insieme con la Russia per l'attacco contro Israele. Lo stai vedendo tutti i giorni nei tuoi telegiornali, ma era stato già decretato. Sapete perché la Russia vuole distruggere Israele, vuole prendere Israele? Non è un problema religioso loro, è il punto del petrolio. In Israele c'è più petrolio che in ogni altra nazione del mondo e ci sono tante altre ricchezze in Israele. Allora la Russia si coalizzerà con questi paesi arabi perché vuole andare a prendere Israele, prendersi le risorse. E a Ezechiele, capitolo 38, quando parla di Gog e Magog, avete mai sentito parlare di Gog e Magog? E dice che le altre nazioni diranno a Gog e Magog: perché vuoi andare a spogliare la terra santa, la terra promessa? Perché vuoi andare a prenderti le sue ricchezze? Domanda stupida. Perché uno deve andare a prendersi le ricchezze di qualcun altro? No, perché le vuole. Però cosa succede? L'America, l'Inghilterra, queste altre nazioni che erano alleate con Israele, stanno guardando alla Russia, stanno guardando ai paesi arabi e non andranno più in aiuto di Israele. Una volta erano la protezione di Israele, oggi non lo sono più. Si sono ritirate, Obama ha detto no, non voglio più avere niente a che fare con Israele. Fa la bella figura, va in televisione a dire perché la Russia vuole andare ad attaccare Israele, perché arabi volete prendere Israele, ma dai lasciatela in pace, ma intanto se ne sta a casa sua. Nessuno difenderà Israele in questa battaglia finale se non Dio. Ma Dio ha promesso che lui difenderà Israele, lui lo proteggerà. Forse sarà la quarta luna rossa, quella dei tabernacoli, quando Dio ha protetto Israele contro l'esercito dell'Egitto e li ha protetti nel deserto. Forse ancora una volta Dio interverrà e distruggerà questi 200 milioni di soldati che andranno contro Israele, fermerà le bombe atomiche mandate contro Israele, io credo di sì. Perché dice dettagliatamente, Ezechiele capitolo 38 e 39, dettagliatamente leggete che cosa farà Dio contro quell'esercito. È già tutto scritto, dobbiamo solamente stare davanti al telegiornale e guardare. Infatti Ezechiele 38 e 39 parla di Gog e Magog, questi stati arabi uniti. Un'altra cosa, mai successo prima nella storia, questi stati confinanti di Israele ora si uniscano tutti insieme sotto il nome dell'Islam. Mai successo prima, sono sempre stati anche in guerra fra di loro. Ed ecco alcuni degli esempi che possiamo vedere, delle prove che possiamo vedere, che questo libro che abbiamo sui nostri comodini non è un libro di favole. È un libro che ci dice che cosa è successo, che cosa accade oggi e che cosa deve accadere. Perché la cosa bella possiamo leggere le ultime pagine. Quando Dio restaurerà ogni cosa, prenderà la sua chiesa, la rapirà in cielo e vivremo con lui per l'eternità. Dio sta preparando un'altra città, la nuova Gerusalemme, un'altra terra, un altro mondo, nuovi cieli e nuova terra. Tutte queste cose sono state previste nella parola di Dio. Amen. Scusatemi se vi ho fatto fare un po' tardi, però era interessante conoscere queste cose, perché non solamente servono per noi, ma io spero che possiate prendere queste cose e andare a dire a quello là fuori. Perché noi possiamo dire che bello, che bello, che bello, Gesù sta per tornare, i segni ci sono, che bello, ma vogliamo lasciare quelli là fuori andare all'inferno? Vogliamo lasciare quelli là fuori nell'ignoranza? Perché il problema delle religioni
lasciano le persone nell'ignoranza. Gesù ha detto: essere cieco siete ciechi, guide i ciechi. Per colpa vostra il popolo non conosce la verità. Voi sapevate che il Messia doveva venire, ma gliel'avete tenuto nascosto. Le religioni non solo hanno tenuto nascosto la prima venuta di Gesù, ma stanno tenendo nascosto la seconda venuta di Gesù. Ma noi abbiamo il compito e il dovere di farlo sapere a questo mondo, di dire la forza, qualunque mezzo sia possibile. Questo non è un libro di fatto, questi non sono racconti così, questa è la verità. E qui dentro troviamo questa verità. Amen? Amen. More amazing than I will ever know. You're amazing, so amazing. More amazing than I will ever know. Everything you've done, everything you are, everything about you's inconceivable.